Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. In questo video desidero presentarmi perché più di qualcuno che mi sta seguendo, ormai cominciate ad essere tanti, più di 2000 persone iscritte e circa 5-6 mila persone che seguono regolarmente i miei video, ma non sono registrate. Non hanno l'account YouTube, in realtà l'account è Gmail e quindi non si sono ancora iscritte. Allora, in questo video, dato che essenzialmente io vi ringrazio tantissimo per gli atti di stima e di fiducia che fate nei miei confronti, però vorrei rispondere ad alcune domande che in realtà non mi sono state fatte, ma che per correttezza nei vostri confronti, vi voglio in realtà delle risposte voglio darvi oppure delle indicazioni riguardo la mia professionalità per dirvi chi sono. Quindi, in questo video vi dico chi sono, perché ovviamente il grosso problema anche cioè, il problema che si manifesta qualora le lezioni vengono fatte a distanza e per via telematica è ovviamente che non si ha la possibilità di conoscere profondamente la persona. Sicuramente attraverso i miei video riuscite ad osservare, a valutare e giudicare le mie competenze, però è giusto insomma dirvi un pochettino il mio percorso di studi, quindi che sono relativamente alla mia professionalità. Ovviamente non vi so, non importa dirvi se sono una persona generosa o meno, voglio parlare essenzialmente riguardo ai video che faccio. Allora, io comincio un percorso di laurea triennale in ingegneria meccanica. In realtà faceva parte del corso di laurea delle ingegnerie industriali e gestionali, quindi comunque è un'ingegneria che fa parte del ramo industriale. Dopodiché faccio 2 anni di laurea magistrale in ingegneria meccanica, specializzazione nel ramo della produzione e della meccatronica della robotica, e ovviamente fa parte sempre dell'ingegneria degli ingegneri industriali. Seguo diversi corsi di inglese e al tempo stesso faccio un master della durata di 6 mesi, quindi potrei dire 0,5 anni, e nelle tecnologie CAD, CAM, quindi Computer Editing Design. Essenzialmente ho imparato a utilizzare più o meno bene programmi quali SolidWorks e CATIA. Relativamente alla modellazione 3D, alla prototipazione, quindi successivamente ho fatto anche dei corsi, adesso vi dirò i principali, quindi modellazione solida anche per superfici, e mi consente quindi poi di arrivare alla prototipazione rapida tramite stampanti 3D. Poi su questo ci ritornerò perché è qualcosa che, a cui sto lavorando in questo periodo. Poi ho fatto 12 mesi, quindi un anno di lavoro come ingegnere nel ramo, quindi impiegato, qualità logistica presso l'SPA Cookie Fresco, che essenzialmente è un'azienda
che vende in tutto il mondo rotoli di alluminio, rotolini di alluminio, vaschetti d'alluminio, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che da Cookie, Domo Pack, Mister Pack, essenzialmente ce ne sono tante poi di sottomarche che vengono prodotte da questa azienda. E devo dire che questa esperienza mi è servita tantissimo relativamente alla professione docente, perché ovviamente ho avuto un'esperienza che mi ha permesso di conoscere meglio anche il mondo del lavoro. Successivamente, contrariamente insomma a quello che mi dicevano i miei amici, che mi dicevano sempre i miei genitori sono stati entrambi insegnanti, docenti di italiano e storia, mamma anche italiano e storia e filosofia. Però io come tradizione, insomma, mio nonno era insegnante, mia zia insegnante, potete anche provare a scrivere Salvatore Samani, che pubblicò diversi libri, era preside di una scuola di Venezia, parlo del cugino di mio nonno, mio nonno aveva solo un fratello che non si sposò, che ha pubblicato diversi libri, era di origine fiumana e ha pubblicato anche forse quello che è più famoso è il vocabolario fiumano. Poi ha istituito sapete benissimo che nella seconda guerra mondiale Fiume è stata persa dall'Italia, tanti fiumani come profughi sono andati nel Veneto, nello specifico mio nonno andò a Roma e Salvatore Samani insieme a Floriano Samani, che era mio nonno, hanno istituito il museo degli Istriani a Roma. E Salvatore Samani fu, credo, il primo presidente. Tra l'altro mi volevano anche intervistare per questa cosa qua, perché io credo di essere, insieme ad un'altra persona, un dottore Samani, che adesso non mi ricordo il nome, credo di essere l'unico Samani rimasto in Italia. Il cognome originario in realtà era Samanic e deriva da, penso, una famiglia di persone che stavano lì, insomma, in Croazia, addirittura mi hanno detto in un'isola. Vabbè, questa è più storia. Veniamo a noi relativamente, voglio continuare il mio percorso. Allora, uscì il TFA secondo ciclo e io ho concorso per due materie. La materia mi sembra che si chiamava 071 all'epoca e a 020. La 020 è quella dove tuttora mi sono abilitato, che è la 042. Vinsi entrambi i concorsi. Nella 020 entrammo in 7-8 persone su 400, perché nel Lazio parteciparono anche i candidati della Calabria e della Sicilia. Tra l'altro, fortunatamente siamo rimasti in ottimi rapporti con questi 7 candidati che poi hanno superato il concorso e hanno seguito il ciclo TFA, che era un ciclo di durata annuale. Si fece una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale. E dopodiché passammo tutte e 3 le prove e vi erano, mi sembra, 11 posti, siamo entrati in sottonumero e dopo un anno, insomma, dopo un anno, dopo il tirocinio fatto per le scuole, eccetera, eccetera, ci siamo abilitati nel TFA secondo ciclo. Successivamente, mentre insegnavo, è uscito il concorso docenti, quindi concorso. Io vi parlo di tutte le cose che ho fatto. Fortunatamente, devo dire, sono stato fortunato, ho fatto nel giro di 3-4 anni 4 concorsi e li ho vinti tutti. Ho fatto il concorso del 2016, il concorso a cattedra, quello istituito da Renzi. Lì eravamo circa 200.000 precari, vi erano circa 44.000 posti messi disponibili nel concorso, entrammo però solo in circa 22.000 docenti. Quindi ci fu un'ulteriore selezione di circa 1 a 10. E entrai di ruolo nell'anno accademico 2017-2018. Mentre stavo nel
2016-2017, finito il concorso, fece un altro concorso che fu il concorso TFA terzo ciclo sostegno. Ovviamente, quindi TFA secondo ciclo su materia, concorso 2016 a cattedra, che fu completamente diverso perché questo era gestito dall'università e quindi le prove furono completamente diverse. Questo era gestito da essenzialmente presidente e commissari, erano facenti parte della scuola secondaria di secondo grado dove si insegna la mia materia, scuola superiore, dai. TFA terzo ciclo. Qui credo partecipai sempre per la scuola secondaria di secondo grado, perché il TFA sostegno e la specializzazione, questo mi conferì l'abilitazione, questo mi conferì il ruolo, questo mi conferì la specializzazione. È molto diverso essere specializzati o essere abilitati. Non vi credete, non molto diverso per me, ma molto diverso come stato giuridico perché l'abilitazione, è quello che consente a un docente di insegnare, il ruolo. Ovviamente si può insegnare anche da terza fascia, non è che senza abilitazione non si può insegnare, però l'abilitazione, è necessaria per, diventare di ruolo, tant'è che adesso che non ci saranno concorsi per prendersi l'abilitazione mediante dei percorsi, in quel tempo si chiamava CAFIS. Un centro di alta formazione, adesso il concorso straordinario sarà un concorso abilitante, cioè chi non è abilitato però ha fatto almeno 3 anni nella propria materia, solo per alcuni ordini e gradi di scuola, ci sarà la possibilità di fare questo concorso e chi lo vincerà, diciamo che farà due piccioni con una fava, cioè noi. Tutti quelli che fecero il TFA rimasero con una gamba dentro e una gamba fuori, perché diventammo sì abilitati, però precari. Questo ci fece in modo di darci qualche titolo per insegnare nella scuola, però ovviamente eravamo precari e dovevamo chiedere annualmente la disoccupazione. Dopo il concorso, ripeto, feci questo TFA terzo ciclo, mi sembra su massimo 500 persone, entrammo in 200-210 e questo TFA terzo ciclo ovviamente io lo feci, sono del Lazio, lo feci nel Lazio. Successivamente il concorso 2016 lo feci in Toscana e nel 2017-2018 feci dalle graduatorie di merito e cominciai, fui chiamato e quindi feci il mio anno di prova. Anno prova 2017-2018. E che cosa successe? Che io il TFA ormai l'avevo fatto nel Lazio, l'avevo vinto nel Lazio e contestualmente iniziai il TFA sostegno. Quindi ero diventato famoso nella mia scuola perché che cosa successe quell'anno? Che praticamente tutti i soldi che guadagnavo li spendevo per poter insomma perseguire questo sogno di diventare insegnante e non perdermi insomma le opportunità che avevo ottenuto tramite concorso. Quindi, che cosa accadde? Ogni anno, cioè no, ogni anno, ogni fine settimana, io partivo domenica alle, no, alle 8-9 di sera per andare a Siena, lavoravo a Siena, facevo la settimana corta lunedì e venerdì 18 ore. In realtà poi me ne diedero tre aggiuntive che non volevo ma che erano necessarie e il venerdì a sesta ora finivo, partivo, tornavo a Frosinone per andare poi a seguire, in realtà Frosinone un attimo per poi andare a Cassino, andare a seguire il TFA che aveva l'obbligo di frequenza per le lezioni dell'80, 70 o 80% non ricordo, però per la parte poi del laboratoriale del 100%. Ritornavo ovviamente poi a Frosinone la notte, poi ripartivo, riandavo a Cassino tutta la giornata e insomma le mie giornate erano così. Finivo la sera di sabato di seguire il corso a Cassino, riposavo, cioè dormivo, mi mangiavo qualcosa e ripartivo poi per Siena. Tutto l'anno è andato avanti così.
Alla fine, insomma, di quest'anno feci gli esami di Stato e mentre stavo facendo gli esami di Stato avevo un altro pallino, un altro desiderio nella vita, era quello di entrare nell'università e fare il dottorato di ricerca, che è il massimo, diciamo, il massimo titolo di studio conferito in Italia. Feci il concorso, quindi durante gli esami di Stato feci il concorso all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, per entrare e fare il dottorato di ricerca. Fortunatamente vinsi anche questo concorso, quindi feci la domanda di assegnazione provvisoria perché avevo anche il ricongiungimento al coniuge mia moglie e quindi rientrai a Frosinone, però per breve, perché poi a novembre iniziai insomma il corso del PhD. E in questo corso di durata triennale io mi sto occupando di studi di meccatronica, in particolare della robotica, e nello specifico di pubblicazione produco nuovi meccanismi di gripper e mani sottoattuate, mettiamo mani artificiali, mani robotiche. È un service-based robot, un robot di servizio spaziale. Robot servizio spaziale, e fortunatamente sono riuscito a fare 4-5 pubblicazioni con la Springer e niente, faccio il mio lavoro attuale, sono al secondo anno, sto finendo il secondo anno, fra un anno finirò il dottorato, poi ricomincerò a lavorare nella scuola superiore e essenzialmente il mio lavoro è quello di ricerca, studio, progettazione. Ad esempio adesso sto completando la prototipazione e la parte poi sperimentale, sto valutando quindi con tutta una parte sensoristica questo nuovo robot di servizio spaziale. In tutto ciò, con l'avvicendarsi di tutte, cioè da lì, dal 2016, che cosa accadde? Che Renzi voleva mettere il FIT o la FIT, e cadde poi, ci fu, cioè nelle elezioni il PD perse, arrivarono Lega 5 Stelle, però ormai erano attivi i 24 CFU. Allora la scuola purtroppo che risente di questa discontinuità della classe politica, che cosa è accaduto nella scuola? Che dovevano partire i TFA, terzo ciclo su materia, non sono più partiti. E allora non c'è stata più la possibilità di abilitarsi, però nel frattempo tanti insegnanti, voi insegnanti che servivate e quindi abbiamo avuto circa ogni anno 250-200 mila supplenti, qualcosa più, qualcosa meno, oscillava anno per anno, anche perché poi togliendo la riforma Fornero, molti docenti se ne andarono in pensione, quindi io entrai in un periodo molto critico per essere inserito a scuola, però ovviamente adesso si sono liberati tantissimi posti e quindi adesso addirittura ci sono quattro concorsi inerente alla scuola. Quali sono questi quattro concorsi? Il concorso straordinario abilitante per accedere poi a un percorso abilitante, concorso straordinario per il ruolo, concorso ordinario per il ruolo e poi il concorso per accedere al TFA, ormai siamo arrivati al quinto ciclo sostegno. Anche perché i posti di sostegno sono altamente richiesti. E quindi è ovvio che chi si specializza nel sostegno poi entrerà di ruolo sicuramente attraverso concorsi ordinari o straordinari, però è molto probabile che chi si abilita nel sostegno come precario ovviamente riuscirà a lavorare tutti gli anni. Anche perché tipicamente addirittura nel sostegno ci sono così pochi insegnanti che gli abilitati, ormai non più GAI, ma gli abilitati della seconda fascia e anche alcuni della terza fascia vengono presi da graduatorie incrociate perché esauriti gli insegnanti specializzati vengono chiamati gli insegnanti abilitati.
Ovviamente dopo tanti tanti anni, perché voi sapete quanti ritardi ci sono stati per questi concorsi, siamo adesso a metà 2020, complice purtroppo anche la situazione estremamente drastica e difficile da gestire del Covid-19, però non entro nel dettaglio politico, insomma, di quello che è accaduto, di quello che si è fatto, di quello che si poteva fare. Essenzialmente sono stati è uscito il bando per questi quattro concorsi e l'unico che in realtà è stato aperto per ora, al quale mi sono iscritto anch'io, è il concorso straordinario abilitante. Quindi diciamo che tutta la parte della pedagogia, pedagogia speciale, psicologia, nonché ovviamente tutta la parte mia della materia, quindi ingegneria, tecnologia meccanica, ingegneria, tecnologia meccanica, piuttosto che sistemi automazione. Anche se io ho lavorato per tantissimi anni in matematica e fisica, che sono materie insomma che mi piacciono tantissimo. Matematica, fisica, ovviamente adesso sto lavorando anche nella robotica, eccetera eccetera eccetera. Da qui nascono i video che ho deciso di fornirvi in maniera del tutto gratuita, senza essere scritto o senza aver scritto nessun libro. Io non faccio parte di nessuna casa editrice, mi sento più libero così. Ho deciso, e chiedo scusa al no che ho dato, però ho deciso di non seguire nessun concorsista a questo concorso. Me l'avete chiesto, cioè in parecchi, e ho detto a tutti di no, perché in parecchi mi avete scritto che avreste voluto seguire delle lezioni a distanza. No, diciamo, il target, l'obiettivo delle mie lezioni è soltanto quello di potervi aiutare, di poter condividere le mie esperienze, di potervi dare dei suggerimenti, esperienze ovviamente di una persona che si è trovata negli ultimi anni a lavorare per il mondo della scuola, di una persona che ha lasciato perdere il lavoro di ingegnere meccanico perché è innamorato sin da piccolo della professione docente, e quindi di una persona che cerca di fare del proprio meglio per darvi delle indicazioni che possono essere utili per tutti coloro che sono seriamente interessati a fare questi concorsi, e spero al più presto di vincerli, e spero con alcuni di voi di potermi anche vedere personalmente. Diciamo che poi qualche altra domanda magari me la potete lasciare nei commenti. Io faccio un ringraziamento enorme, speciale, per tutti quei colleghi che stanno condividendo i link, perché la domanda che più di frequente mi capita è: Francesco, professore, ma dove li trovo i materiali? Quali sono i materiali? E ovviamente voi condividendo questi link date la possibilità a tutte le persone interessate di accedere al materiale gratuito. Adesso diciamo che conoscete meglio l'autore di questi video, vi ho raccontato, ripeto, soprattutto la mia parte di crescita professionale, e quindi ecco, adesso non sono in diretta live, quindi non, cioè sono in diretta, io tutti i miei video, l'ho detto parecchie volte, li giro in diretta, nel senso che non li monto, non sono uno youtuber. Purtroppo, se sbaglio qualcosa nel registrare un video, non posso, ahimè, correggerla. Mi è capitato di fare due, massimo tre errori in forse 50 video, e fortunatamente vi ringrazio e ve ne siete anche accorti. Io in realtà me ne ero accorto mentre giravo il video. Ho diviso, mi sembra, 24 diviso 11, ho detto 24 diviso 11 e 2 con il resto di 1, avrò fatto un errore del genere, e poi mi sembra che c'era forse un errore, ma anche banale, nel titolo, in cui non specificavo gli esercizi di logica che erano per il concorso ordinario,
perché poi ci fu più di qualcuno che si sta preparando, c'è più di qualcuno che si sta preparando per il concorso TFA e ovviamente nel concorso TFA non sono previsti esami di logica. Detto questo, io continuerò, perché me l'avete chiesto davvero in tanti, perché più del 98% di voi mi è stato davvero vicino e mi ha ringraziato con tutto il cuore. Questo per me è il guadagno più grande che posso avere. Io continuerò a inserire video di metodologie didattiche, piuttosto che video di preparazione alla logica, piuttosto che video per il concorso TFA, piuttosto che video relativi al concorso straordinario abilitante. Spero di aver fatto una panoramica esaustiva relativa alla mia persona. Io vi ringrazio tanto e ci vediamo alla prossima. Vi auguro una buona giornata, buono studio e complimenti per quello che state facendo.